il primo passaggio corposo di riforme, perché già le prime riforme sono partite, ma il primo passaggio corposo di riforme arriva con l'approvazione del Jobs Act e dei primi decreti attuativi. Tutto il tema delle prime corpose e significative misure della delega fiscale. La legge elettorale, che io mi auguro sia approvata il prima possibile al Senato in seconda lettura, che poi vuol dire praticamente la lettura semidefinitiva, poi c'è il momento finale alla Camera, ma è questione a quel punto di settimane. Cioè, quando finalmente sarà chiaro che lo sforzo riformatore italiano produce risultati davvero rilevanti, beh, sarà molto più facile anche utilizzare nella discussione europea le stesse parole che abbiamo utilizzato sino ad oggi: investimenti, crescita, stabilità, diciamo lotta a un'idea fissa di stabilità, ma farlo avendo portato a casa un po' di risultati in Italia darà molta più forza. In più, volevo dare un po' di serenità ai deputati che hanno detto: non è che quando poi voi non siete più presidenti dell'Unione Europea, allora le battaglie che abbiamo fatto sino ad oggi spariscono. No, le battaglie che abbiamo fatto è che vedono finalmente qualche primo segnale, quei miliardi di Juncker, i denari che verranno liberati dal fronte dei vincoli e dei limiti del patto di stabilità. Ecco, queste battaglie che vedono oggi i primi segnali continueranno, questa è un po' la sintesi, per cui dal primo gennaio non è che finiamo. L'Europa sempre più vicina alla gente, questo è l'obiettivo. Senta Presidente, l'Europa può essere vicina anche a quelle regioni colpitissime dal maltempo in queste ultime settimane? È un altro tema collegato a questo tema di come si concepisce la flessibilità.